Si è concluso sul punteggio di 1-1 il match del turno infrasettimanale tra Pratovecchio Stia e Castiglionese, risultato nel complesso giusto in un match bloccato nel primo tempo ma scoppiettante nella ripresa. La squadra di Arcadio ha centrato il 12° pareggio stagionale e il nono risultato utile salendo a quota 16. Quella di Gennaioli ha ottenuto il terzo risultato utile e si è portata a 12 punti. La partita si gioca soprattutto a centrocampo ed è molto equilibrata, scorrendo via senza emozioni. Gli unici sussulti nel primo tempo sono il rigore reclamato al 36esimo dalla squadra di casa per un intervento in area su Capacci, giudicato regolare da Faccini, e la punizione debole al 45esimo sul fronte opposto di Bucaletti. Di tutt'altro tono la ripresa che si accende al secondo minuto con il vantaggio della Castiglionese, che arriva grazie al break di Bucaletti, al preciso traversone di Redi e al gol al volo di Castro. La reazione del Pratovecchio si concretizza al nono con il bel tiro al volo di Boldrin deviato da Sorbini, che però in equilibrio precario alza troppo la mira. Il team di Arcadio insiste e all'11° ci vuole un doppio miracolo di Bobini per negare il pari prima a Capacci e poi a Konaté. La Castiglionese difende e riparte sfiorando due volte il raddoppio. Al 12° Magrini chiude lo specchio sul velenoso tiro cross di Cinelli. Al 14° Tenti pesca in verticale Redi, che fallisce però calciando sopra la traversa da ottima posizione. Al 18° altra prodezza di Bobini, che salva il risultato volando all'incrocio per respingere la conclusione dal limite di Rizzoli. È il preludio al gol del pari, che arriva al 20° quando l'arbitro Faccini decreta il rigore al Pratovecchio per un tocco di mano in area di Cinelli. Sul dischetto si presenta Benucci, che realizza l'1-1. Al 21° Sorbini scodella un piazzato in area per Capacci, ma Bobini chiude ancora la saracinesca. Al 26° l'episodio più particolare, con il colpo di testa di Redi che esce di poco, toccando la rete esterna. In un primo momento arbitro e assistente assegnano il gol alla Castiglionese tra le proteste locali, decisione poi giustamente ritrattata. Al 35° gli ospiti ci riprovano con l'incornata di Sorrentino alzata in corner da Magrini. Nel finale la squadra di Gennaioli resta in 10 per il rosso diretto rimediato da Redi. È l'ultima emozione del match, finisce 1-1, risultato giusto che accontenta solo in parte le due contendenti.